corto, rischia di pigliare a tiri. Come la ricordaci più fa? Fanno questo schemino qua, quello classico. Quello classico, schiacciano molto di prima direttamente, oh, a schiacciare molto quest'uomo per calciare qua. A muro. Sfiliamo su, oh, se chi sta vivo, sfila subito il blocco e vai, salva in battaglia, ok? Adesso, voglio un po'. Grande partita. Le immagini dallo spogliatoio di Punto 5, la sfida alla palestra Brancaccio in via Feudo tra Miseria e Nobiltà e Alma Salerno con i ragazzi di D'Angelo che cercano lo sgambetto alla capolista. È minuto di raccoglimento a ricordare il suocero di Luigi Verdicchio. Subito una chance per l'Alma Salerno, palla al centro, l'occasionissima per gli ospiti. Poi ci prova D'Angelo con la conclusione a giro, la parata dell'estremo difensore avversario. Ancora il lancio lungo con Verdicchio che si fa prendere la sfera da Gaiano. Che occasione per i Miseria e Nobiltà. L'Alma Salerno è sempre pericoloso, ci prova con questa azione solitaria, poi ancora il destro di Verdicchio con la sfera che finisce sul fondo, sempre Verdicchio con il sinistro che non inquadra lo specchio della porta, il destro dalla distanza di Pacileo, poi ancora in avanti l'Alma Salerno a caccia del gol del vantaggio, eccolo realizzato da Pacileo al minuto numero 25, si sblocca il punteggio, prova a reagire il Miseria e Nobiltà con la conclusione di Divico, finisce così il primo tempo con le immagini, andiamo alla ripresa. Il tentativo di D'Angelo, la deviazione, si salva in extremis la difesa dell'Alma Salerno, ancora pericoloso il Miseria e Nobiltà con questa conclusione di D'Angelo, doppia, la palla finisce sul montante e poi in fondo al sacco il pareggio del Miseria e Nobiltà, al secondo minuto della ripresa ci prova dalla distanza di Vico, la risposta di Gaiano, poi ancora Alma Salerno con Pacileo, il destro di Vico sull'altra sponda risponde presente, poi ancora questa conclusione deviata sull'esterno della rete, il team ospite spinge sull'acceleratore, qui la rispinta di Vico, poi arriva il gol del vantaggio di Peluso al 39esimo, il capitano riporta avanti la capolista, non ci sta il Miseria e Nobiltà, prova a trovare il gol del pareggio con questa conclusione deviata, poi ancora di Vico, straordinario tra i pali, ancora Miseria e Nobiltà con il tocco per il destro, la deviazione, il salvataggio in extremis ancora dell'estremo difensore Gaiano che nega il gol al Miseria e Nobiltà, schiera il portiere movimento in extremis il team casertano, ma non c'è il tempo per rimettere in piedi la partita e l'Alma Salerno a conquistare l'intera posta in palio.